questa mattina. Fabio Zuccato, buongiorno e Buongiorno. benvenuto, che è il titolare di un caffè di Padova, l'Amsterdam Caffè, che si fa promotore di un'iniziativa davvero interessante, un'iniziativa artistica, l'Art Slam, che dir si voglia. Praticamente lei ha dedicato alcuni spazi del suo locale agli artisti emergenti. Che vengono nel locale armati di pennelli di tavolozza, sono tre pareti e si esprimono. E quindi arte di laboratorio e in qualche modo incarna una tipologia di locale che, diciamo così, vuole fare cultura, vuole dare occasione, vuole dare opportunità. Un po' mi viene in mente Parigi, Montmartre. Sì, esatto. Il locale ha uno spazio composto di tre grandi pareti. In queste grandi pareti, 3 anni fa, abbiamo iniziato a fare dei cicli di mostre personali. Il progetto è durato 2 anni e l'abbiamo chiamato 03 Art Gallery. 03 perché erano tre pareti e 3 perché le opere erano multipli di 3. Quindi abbiamo puntato un po' sulle grandi opere, sui grandi quadri come dimensione, oppure dei multipli. Questa era un po' l'idea. Un'idea un po' diabolica, perché Sì, un po' diabolica, un i tre po'. hanno un Sì, ha un suo significato. senso. Ma perché dovevano essere opere di artisti luciferini No, o... abbiamo avuto qualcosa con il Papa, anche tra l'altro, proprio quando Ratzinger ha dato le dimissioni, c'era una pittrice che aveva fatto dei quadri in cui c'era una satira religiosa con il Papa un po' luciferino. È cambiato Papa, insomma, le cose sono cambiate. Quest'anno invece abbiamo proposto un ciclo di 5 mostre, sono 5 personali, con 5 artisti selezionati da Barbara Codogno, il cui concetto sotto è essenzialmente lo slam. Lo slam prende da delle organizzazioni di New York, di Londra, e nell'esporre per un determinato numero di giorni, 15 giorni a testa, la propria opera. Chiunque venga a vedere le opere, vota. C'è un voto che va dall'1 al 3, l'1 se ti piace meno, il 3 se ti piace di più, il bigliettino Il viene. 3 torna. Esatto, vedi, c'è sempre il 3. E viene messo dentro un'urna. Alla fine di tutte e 5 le mostre verrà fatto un conteggio e proclamato un vincitore, il quale avrà un premio che